Buonasera a tutti, iniziamo. Innanzitutto grazie per essere qui, grazie ai candidati che stasera si sono messi a disposizione per questo confronto e grazie a voi per essere presenti, insomma. Prima di passare la parola a Vincenzo, che introdurrà insomma l'argomento della serata e il perché siamo qui stasera, vi presento al volo i candidati. Allora, li leggo come li ho scritti. Abbiamo Francesco Ancona, detto Franco, con Martina Visione Comune, Partito Democratico, e Siamo Martina. Segue il signor Francesco Massafra, con la lista, con il Partito dei Comunisti Italiani, il signor Eligio Pizzigallo, con Direzione Italia, Le Ali per Martina, Martina Futura Democratica, Solidarietà e Lavoro e UDC. Abbiamo poi il signor Pino Pulito, con Forza Italia, Fratelli d'Italia, Martina Popolare e il Movimento Pino Pulito per Martina, e la signora Francesca Pulpito. Con Movimento 5 Stelle. Bene, passo la parola a Vincenzo. Buonasera a tutti. Due motivazioni che credo siano decisamente d'obbligo del motivo per cui siamo qui. Siamo qui innanzitutto in maniera plurale, siamo qui come Azione Cattolica, come Argesci, come Villaggio Sant'Agostino, e diamo anche un saluto alla Gifra e alle confraternite. Perché siamo qui? Siamo qui per un motivo molto semplice, perché per noi appartenenti ad una realtà cattolica e praticante cristiana, innanzitutto la fede non ha nessun carattere intimistico. Cioè, della serie, la fede ha una valenza pubblica e quindi in quanto tale la questione del sociale, la questione del territorio, la questione della vita pubblica ci interessa, ci sta a cuore. Questo naturalmente non è un capriccio che a noi cristiani è venuto fuori adesso, e tantomeno, e non per svalutare, non sono le parole di Papa Francesco che ci inducono a prendere delle posizioni e a interessarci della vita sociale, ma sono delle cose che sono inserite rigorosamente nel nostro DNA, e diciamocela tutta, il Concilio Vaticano II ha messo naturalmente il suo elemento distintivo e costitutivo attorno a questo. Quindi per noi cristiani parole come navata e piazza, cristiani e cittadini, sono delle cose importantissime, sono degli elementi indissolubili. Poi, così per caso, non me lo ricordavo, anche se per me è una figura molto importante, oggi ricorrono i 50 anni della morte di Don Milani e potremmo veramente utilizzare quel suo famoso il tributo ad una figura di così grande spessore è decisamente tutto meritato. Il suo grande motto, like her, è un elemento distintivo anche per noi, ci interessa la cosa pubblica, ci interessa il territorio, ci interessa il sociale, anche perché nel momento in cui noi dovremmo evangelizzare non lo facciamo con gli uomini che vivono sulle nuvole, lo facciamo con gli uomini concreti, con i reali bisogni, con le reali esigenze, con le reali situazioni. E quindi siamo qui in veste, l'ho detto precedentemente, plurale. Infatti né la Gesci né l'Azione Cattolica né il Villaggio Sant'Agostino indossano degli elementi distintivi. Per il Villaggio Sant'Agostino credo che sia un simbolo, per la Gesci è la loro divisa, per noi come Azione Cattolica sarebbe il nostro distintivo. Li abbiamo omessi questi elementi distintivi perché per noi in questo momento il carattere della pluralità e il carattere della comunità ha un valore aggiunto in più rispetto al particolarismo e l'individualismo. Questo è il motivo per cui noi siamo qui. Poi il titolo stesso di questo appuntamento lo dice in maniera molto chiara: a parole tue. Quindi
sgomberiamo gli animi da attese eccessive, vuole essere la cosa più bella e più semplice che ci possa essere tra le persone, il dialogo, l'incontro, il confronto attorno a quello che praticamente ciascuno ha da dire. Quindi non sarà una kermesse, non sarà un ring, non sarà un contraddittorio, non ci sarà nessun braccio di ferro, ma sarà solo ed esclusivamente un modo per poter mettere in piedi percorsi di dialogo, percorsi di confronto, perché crediamo sul serio che il mettersi insieme, il parlarsi, dia un valore aggiunto all'essere individualisti e battitori liberi. Allora, entriamo nel vivo. Vi spieghiamo le regole del gioco. E questo, se non vi comportate bene, vi riprenderemo. Io come professione sono un docente, quindi... Allora, inizieremo con una presentazione. Ora Vincenzo vi dirà in che modo farla. Per la presentazione avete a disposizione 2 minuti. Seguiranno poi 3 domande in 3 ambiti che ci stanno a cuore. Vedrete insomma dalla formulazione delle domande che non sono né troppo generiche ma neanche troppo precise, troppo dettagliate. Alle domande risponderete secondo quello che voi personalmente pensate, in maniera libera, e soprattutto nei 3 minuti di ogni domanda, nel rispondere alla domanda parlerete di voi stessi, del vostro pensiero, eventualmente con riferimenti al vostro programma, ma senza fare alcun riferimento a quello che altri hanno fatto o non hanno fatto. Non c'è contraddittorio, non è un dibattito, ma è una presentazione di voi stessi in un'occasione che insomma in cui ci siete tutti. Quindi insomma non è un comizio elettorale, per i comizi ci sono altre sedi nelle quali insomma ciascuno di noi è invitato a partecipare se vuole. L'ordine di risposta sarà sorteggiato. Salutiamo nel frattempo Angioletto Gianfrate. Noi con Salvini. Mi raccomando al timer, che i candidati, lo dico per il pubblico, ce l'hanno visibile su questo schermo, e voi pubblico invece lo sentirete bene perché abbiamo scelto una musichetta abbastanza invasiva. E cercate di completare insomma il vostro pensiero in 3 minuti, riteniamo che siano abbastanza sufficienti, soprattutto perché dovete parlare di voi e non dovete fare riferimento all'operato altrui. Questo è importante, lo stile del gioco è importante. Vi chiediamo inoltre di chiudere ogni risposta con una parola, una frase sintetica che dia un impegno che alcuni di noi segneranno su un cartellone, perché poi a fine serata vi spieghiamo che cosa ne faremo di questo impegno. È tutta una sorpresa. Davvero il clima è rilassato, lo stile insomma speriamo che lo sia da parte di tutti. Che altro? Niente. Procediamo al sorteggio delle domande. Allora, mentre Donatella effettua il sorteggio delle domande, vi dico la modalità con cui praticamente dovete rispondere a questa prima domanda, che dura 2 minuti. È una presentazione di voi stessi, non della vostra lista. Chi siete, che cosa fate, quali sono i vostri interessi, quali sono i vostri lavori, quali potrebbero essere i vostri sogni. Ecco, è un modo per poter entrare nel clima collaborativo, perché naturalmente un elemento molto importante nel momento in cui si affronta una questione di questo genere è sicuramente iniziare da se stessi. Prego. Dimenticavo che la scelta del tempo contato è una questione di rispetto innanzitutto nei vostri confronti, perché così sapete che regolarvi insomma sul tempo, e anche una questione di rispetto nei confronti del pubblico e di regolamentazione delle tempistiche, così insomma l'attenzione non cale e riusciamo a fare tutto in un tempo giusto. Anche per la presentazione procederemo col sorteggio.
inizia Eligio Pizzigallo. Buonasera a tutti. Io ringrazio questo invito e ringrazio le associazioni che ci hanno, soprattutto il villaggio che ci ha ospitato. Io sono un medico, esercito la mia professione da parecchi anni e sono in politica, come tanti sanno, da soli 4-5 mesi. Quindi il mio impegno sarà quello di portare la mia esperienza umana soprattutto e sociale in una situazione che vedo per Martina abbia bisogno della piena espressione di tutte le forze, di tutte le intelligenze, tutte le realtà che gravitano nel nostro territorio. Io sono fermamente convinto e sono dopo un bel periodo di paura e di titubanze nell'affrontare questa mia avventura, ho piano piano preso coraggio e sono convinto che il mio contributo insieme alle tante persone che mi hanno accompagnato in questo percorso possa essere utile a questa città. Sono, un medico, ho un'estrazione cattolica e quando 5-6 mesi fa mi sono affacciato al mondo della politica, ho cercato di, leggendo, perché amo molto la lettura, ho cercato di arricchire sempre più le mie conoscenze, ho pensato di poter spulciare quelle che fossero... Finito? Sì. Ah, beh. Però non va. Diciamo che la presentazione serve per allenarvi alla risposta delle domande. Comunque. Porto in uno svantaggio. Diciamo che è stato molto chiaro. Dopo ci sono anche le campane, come potete notare. Le domande 3 minuti, la presentazione 2. Pino Pulito. Parte il timer. Elia. Sono pronto. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per averci dato questa opportunità stasera. Mi presento, sono sposato, ho un figlio di 15 anni, lavoro presso una struttura sanitaria, sono un funzionario, mi dedico molto a sociale, avendo pure un patronato che collabora da qualche tempo per tentare di dare una mano a chi ne ha bisogno, in modo a titolo quasi gratuito, anzi gratuito. Mi affaccio in politica ormai da 15 anni, perché qualcuno da qualche tempo evidenzia il fatto che magari potrei essere anche uno dei più vecchi, dal punto di vista politico. In realtà faccio politica da 15 anni, dal 2002 sono andato in consiglio comunale, sono stato consigliere di maggioranza per 2 legislature, l'ultima in opposizione. Ho maturato un'esperienza amministrativa importante, in modo particolare nell'amministrazione Leonardo Conserva, è stata la prima mia esperienza, mi ha consentito di conoscere un po' la macchina amministrativa, perché è importante anche questo, cioè, oltre al fatto di avere la passione per la politica, poi importante conoscere come funziona una macchina amministrativa, come funzionano i settori, gli uffici, come si deve approcciare per poter eventualmente poi essere nelle condizioni, dal punto di vista anche amministrativo, di poter dare risposte ai cittadini, perché chiaramente una politica dal punto di vista anche ideologica magari è bella fare in un certo modo, poi quando si entra nei meandri di quello che è l'ente procedurale amministrativo, deve iniziare a acquisire anche una certa dimestichezza, conoscenza di quello che è il motore e l'iter burocratico di un'amministrazione, in modo particolare quella di Martina, che è abbastanza faraginosa, direi. Quindi... Grazie.
Francesco Massafra. Buonasera, sono Franco Massafra. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo dibattito, insomma. Io in pratica sono un pensionato, un ex dipendente ILVA, sono in politica, diciamo, quasi nato in politica, se vogliamo. Sono dal 72 iscritto alla FGC, la Federazione Giovanile Comunista Italiana, fino al 91 ho iscritto al Partito Comunista. Poi ci fu una scissione, perciò noi ricostruimmo quel partito, lo stiamo continuando ancora a ricostruire. Che dire, io lo faccio il candidato sindaco del Partito Comunista Italiano, naturalmente non è la prima volta, è la seconda volta, non sono stato mai nelle istituzioni, perché comunque mi rendo conto di stare in un paese, insomma, dove il Partito Comunista non è che ha tanti proseliti, insomma. Comunque ci provo e do la speranza a tante persone, perché noi rappresentiamo la parte più povera, la parte più degradata, diciamo, della popolazione, la parte più bisognosa, se vogliamo. Su questo ci battiamo affinché le istituzioni rispondano, diciamo, a queste nostre aspettative. Come Partito Comunista siamo ormai dal quasi un ventennio che non siamo più nelle istituzioni, nemmeno a livello nazionale. Vabbè, punto. Grazie. Angeletto Gianfrate. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e scusate per il ritardo, perché a Martina c'è sempre il problema dei parcheggi. Per cui, stile. Abbiamo girato, per cui questo è uno dei problemi che bisogna risolvere. Niente, sono un pensionato dell'ILVA, una compagna, ho tre figli, ho tre nipoti, tre nipotini. Mi sono sempre occupato del sociale, da tanti anni che faccio politica. Negli ultimi 5 anni sono stato assente, forse per fortuna, dalla passata amministrazione. Scherzo fra. Per cui mi occupo, opero nel sociale, ho fatto non solamente a carattere locale ma anche a carattere nazionale con varie iniziative, specialmente nei paesi colpiti dal terremoto di circa un anno fa. Ho fatto fino a qualche mese fa clown terapia in vari ospedali, ma in particolare in quello di Martina, perché è bello stappare un sorriso che si stappa un bambino, un ammalato, vale molto ma molto di più di tutto l'oro del mondo messo insieme. Per cui piace stare a fianco alla gente, operare per i cittadini e vedere, il mio desiderio è quello di vedere il sorriso che da tanti anni il cittadino di Martina, compreso me, voglio dire, compreso tutti, non abbiamo più, per quello che magari è la situazione che si è venuta a creare nella nostra città. Sono di stagione cattolica, sono molto religioso, e piace organizzare manifestazioni per i bambini, per tutti, per i giovani, per gli anziani. E voglio vedere questa città rinascere e far diventare, che diventi nuovamente la perla della perla. Buonasera, sono Franco Ancona. Sono nato nel 1950, ma registrato a Nuovo nel 1951 come le macchine, perché così guadagnavo un anno di gioventù. Dice, a 7 anni sono andato a fare il sarto, come si faceva una volta che i ragazzini venivano avviati al lavoro artigiano, siccome ero
uno di 8 fratelli, di cui 7 maschi, ognuno a casa mia aveva un mestiere, quindi c'era il barbiere, c'era l'elettricista, c'era il falegname, ci doveva essere il sarto e poi gli altri, insomma. Andando avanti mi sono diplomato in ragioneria e sono entrato subito in banca, l'anno successivo sono entrato in banca. Nel frattempo partecipavo a quel bellissimo movimento che era la comunità Giovanni XXIII di Sant'Antonio, nel periodo più acuto della nostra vita, ecco. Poi mi sono laureato nel corso in costanze di lavoro in economia e diritto internazionale della facoltà di scienze politiche, poi ho fatto il consigliere comunale, ho animato insieme ad altri, ho partecipato al movimento di cooperative che ha dato la casa a tante persone a Martina nel corso degli anni 80, all'inizio degli anni 80. Poi ho fatto il consigliere comunale, il sindacalista, il bancario, il gestore di imprese e il sindaco. E sono qui a disposizione per voi. Mancano 21 secondi. Li regalo tutti ad Angioletto. Lo apro. Francesca Pulpito. Intanto Franca. Allora, mi presento, sono Franca Pulpito, sono nata a Taranto ma ho sempre vissuto a Martina Franca, ho 48 anni e sono sposata da 22 e ho due figli, due splendidi figli, devo dire, cuore di mamma. Un ragazzo di 18 anni ed una ragazza di 16. Come ho avuto tante volte modo di ricordare, non sono una politica di professione, sono una cittadina comune che ha pensato di mettersi in gioco e di mettersi proprio, scendere in campo per cercare di portare un modo nuovo di fare politica a Palazzo Ducale. Certamente però l'interesse per la gestione della cosa pubblica è una cosa che non nasce contestualmente alla competizione elettorale, ma è qualcosa che viene da lontano. Infatti la mia candidatura nel Movimento 5 Stelle è l'evoluzione di un percorso di cittadinanza attiva maturato in quei laboratori, in quegli incubatori di idee che sono il Meetup, che è stato appunto e che è ancora il Meetup Martina in Movimento, che appunto ci ha iniziato alla politica. Anche io ho dei secondi in esubero. Grazie. Allora, siete stati bravi. Ora iniziamo con le domande. Vi ricordo, 3 minuti, cercate di concludere l'intervento nel tempo, avete davanti il timer quindi potete regolarvi, e soprattutto di concluderlo con una parola, una frase che possa sintetizzare il vostro impegno come futuri amministratori nell'ambito della domanda, nell'ambito insomma in cui il quesito è posto. Il clima vogliamo che sia questo, quindi grazie insomma per seguirci insomma in questo. Procediamo con la lettura della prima domanda. La domanda la visualizzerete lì. Sono delle domande che presentano una piccola introduzione e poi un quesito preciso. La manterremo visibile fino a che l'ultimo candidato non abbia risposto. E, ripeto, i minuti sono 3. Allora, procediamo con l'estrazione. Mescolo. Io ho mescolato, Elige Pizzigallo. Allora, vi leggo la domanda. Il nostro è un territorio ricco, dal centro storico all'agro. Questa domanda rientra nell'ambito ambiente che a noi sta tanto a cuore. Martina Franca è al 39° posto tra i comuni italiani per estensione,
con i suoi 295 km di superficie. È un ambiente che necessita di cura e protezione. Papa Francesco dice che la salvaguardia dell'ambiente in cui abitiamo è una priorità per tutti gli esseri umani. Seguono tre punti: centro storico, Valle d'Itria e agro, trasporto pubblico e inquinamento. Scegliendo almeno una di queste categorie, quali strategie adotteresti per accrescere e custodire il bene comune? Allora, io adesso sono più preparato perché prima sono stato il primo, adesso devo recuperare nei confronti della mia famiglia. Voglio ricordare che sono sposato e ho due figli. È molto vivo in me il sentimento della famiglia e riallacciandomi a quello che stavo concludendo prima, quindi a quello che la dottrina sociale della Chiesa dice, volevo ricordare questa frase che mi ha molto colpita, perché poi si ricollega a questo discorso. L'uomo è una persona, non solo un individuo, e soprattutto l'autorità politica deve garantire la vita ordinata e retta della comunità senza sostituirsi alla libera attività dei singoli e dei gruppi, ma disciplinandola e orientandola nel rispetto e nella tutela dell'indipendenza dei soggetti individuali e sociali verso la realizzazione del bene comune. Il bene comune ritengo che deve essere la nostra città, in questo caso è una città che, come è scritto, è una città molto popolosa, e questi tre aspetti non possono essere scissi, devono andare tutte e tre coordinati. Nel mio programma si parte dal centro storico per poi arrivare alla periferia e all'agro. Ho considerato, partendo dal concetto della famiglia, il Martina come una grande città, una grande famiglia, una famiglia con tanti figli che, in un discorso che ho fatto, ho chiamato appunto le varie contrade, e queste contrade devono essere tutti considerati come figli che meritano un'attenzione particolare, proprio come deve fare il buon padre di famiglia. Ritengo che, partendo dalla rivalutazione, dalla riconsiderazione del centro storico, che è secondo me particolarmente un po' trascurato e non è più quello che noi conoscevamo, bisogna poi integrarsi al concetto della Valle d'Itria, cioè al sistema Valle d'Itria, che per me è importante, che serve per aggregare anche e interessare non soltanto la periferia ma anche il territorio circostante. E bisogna rendere questa Martina una bella ma soprattutto sostenibile attraverso il trasporto pubblico e l'ambiente che, a cui il Papa dà tanto riferimento. Parliamo di una città ecologica, una città che deve avere rispetto delle categorie più deboli. Sono concetti che secondo me sono perfettamente integrati l'un l'altro. O possiamo considerare quelli che ha detto per ognuno dei punti? Io essere me stesso in questo impegno, questo è quello che posso concludere così. Grazie. Angeletto Gianfrate. Bene, per quanto riguarda il problema del centro storico è che bisogna rivitalizzarlo parecchio, perché non bastano solamente le piccole manifestazioni che si vanno a creare all'interno, perché di un giorno poi magari lo si ripete fra 15-20 giorni, un mese. Bisogna cercare invece il centro storico di rivitalizzarlo in un modo concreto. Incentivare i commercianti ad aprire nuovamente, visto che quelli che parecchi negozi sono chiusi negli ultimi anni, pertanto bisogna incentivarli magari facendoli
dargli un taglio per quanto riguarda le varie tasse comunali che i vari commercianti vanno ad affrontare. Bisogna incentivarli in quel modo, e io in qualche locale che noi abbiamo anche di proprietà del comune, sicuramente porterei anche qualche ufficio pubblico all'interno del centro storico, perché è giusto che bisogna ricreare un po' i vari movimento anche di gente. Per quanto riguarda la Valle d'Itria, un occhio particolare va a quello che è l'agro. Il nostro agro, come è scritto qui sullo schermo, è molto ampio, pertanto bisogna valorizzare anche l'agro, tutti i vari, perché sappiamo che prende da Specchia d'Arantina, San Paolo, Capitolo, Battaglini, sempre magari tenendo presente che sono cittadini di Martina Franca, pagano le tasse così come li pagano i cittadini che stanno all'interno dell'abitato. Come si può valorizzare? Si può valorizzare magari organizzando anche lì alcune manifestazioni che possono creare e far conoscere quello che il nostro agro, magari presentando anche dei prodotti enogastronomici per attirare gente, non solamente di Martina, noi serve che venga gente anche dalle parti, dai paesi limitrofi. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, bisogna dare la visibilità, perché comunque nel trasporto, se noi vediamo, è sempre vuoto, i pullman sono sempre vuoti, pertanto la gente di Martina cammina più in macchina che invece con i pullman all'interno, per cui bisogna incentivare, in modo particolare per gli anziani, perché sono anziani quelli che hanno bisogno, magari agli over 65, poi si discute, si vede bene, gli over 65 con varie patologie, è giusto che magari gli si dia un trasporto completamente gratuito. Per quanto riguarda l'inquinamento dipende sempre come educare il cittadino a non usare l'automobile, ma bensì camminare magari a piedi e usare appunto il pullman. Io, per quanto riguarda anche l'intero centro storico, ci sono, visto nelle altre città, ci sono dei pullman elettrici che potrebbero tranquillamente darci una mano. Grazie. L'impegno, possiamo considerare l'impegno che ti do, sì, io l'impegno in modo particolare, sì. Per tutti i punti che hai, sì, perfetto. Vi do del tu, se non vi dispiace, è più semplice per me. Pino Pulito. Beh, in considerazione, siamo in un contesto, io sono un cattolico praticante, parliamo della salvaguardia dell'ambiente, come fa riferimento Papa Francesco, quindi credo che è vero, dobbiamo parlare di programmi che sono importanti, ma in questo contesto forse anche per la salvaguardia dell'essere umano dobbiamo pensare anche alla salvaguardia di quello che è il nostro territorio. Noi abbiamo a 20 km l'Ilva, che purtroppo è vero che è un comune che può darsi così lontano, io dico molto vicino, quindi dobbiamo tentare di aiutare anche lì l'amministrazione a tentare di bonificare quanto più possibile quell'area, anche perché credo che salvare, ottenere comunque il nostro ambiente, il nostro territorio, salvaguardarlo da quello che è l'inquinamento, che in questo momento purtroppo sappiamo tutti, in modo particolare da qualche anno anche la nostra area, zona Rimini in modo particolare, colpita, sapete perfettamente, qualche tempo fa si è parlato anche insomma di pascoli che erano addirittura inquinati, quindi dobbiamo tentare innanzitutto di salvaguardare il nostro territorio in particolare, anche perché la Valle d'Itria, l'agro è vero, dobbiamo tentare di rimpinguare quelle che possono essere le varie attività produttive che devono essere correlate anche un sistema di salvaguardia territoriale, e lo dobbiamo fare tendendo a eliminare quantomeno, cementificando quantomeno magari per la salvaguardia, parlo in alcune aree che devono essere protette. Il discorso del programma, che è uno di noi chiaramente mette in evidenza, e io sono convinto da cattolico dovremmo prima di tutto tenere in considerazione questo, cioè la salvaguardia dell'essere umano, come giustamente dice Papa Francesco.
Il centro storico, molti centri storici oramai sono depauperati o vengono comunque colpiti dal tempo, da mancanza di incuria, di manutenzione e tutto il resto. Martina probabilmente, avendo anche una caratteristica morfologica particolare, chiaramente resiste rispetto magari a tanti altri borghi, però anche lì dobbiamo fare un intervento più mirato di sicurezza, di salvaguardia, che mette in evidenza quelle che possono essere chiaramente le nostre ricchezze, il nostro barocco, che è importante. Qualcun altro diceva anche credo la risorsa del nostro territorio dal punto di vista turistico, quindi i vari siti anche di collegamento con altri comuni importanti che abbiamo, cioè, nell'Interland, creare chiaramente, io ritengo anche un consorzio tra Cisternino, Bovello, altri comuni di questo interno che possono essere da traino per il nostro territorio, quindi è importante. Mentre parlate c'è Erika che prende appunti sull'impegno, quindi stiamo segnando i vostri impegni. Franca Pulpito. Allora, intanto diciamo che un cenno a quella che è la situazione ambientale va fatta. E certamente bisogna partire dalla considerazione che gli ultimi decenni hanno visto dei cambiamenti ambientali dovuti all'azione dell'uomo decisamente importanti. E la nostra generazione, più ancora quella dei nostri figli, si troverà a dover combattere problemi di inquinamento ambientale ancora con particolare, con più gravità di quanto noi stessi non avvertiamo adesso. E in effetti non possiamo esimerci dal fare un piccolo riferimento a quello che è per esempio l'inquinamento che ci arriva dall'Ilva e non fare un riferimento a quello che è stata una politica per nulla lungimirante, che non ha saputo dare il giusto equilibrio fra l'esigenza dello sviluppo industriale e quello e la tutela dell'ambiente. Ma anche qui a Martina, per fare un esempio ancora più vicino a noi, il problema che abbiamo patito della contaminazione dell'acqua utilizzata anche per fini domestici quando c'è stato il non funzionamento dell'impianto di depurazione. Quindi è evidente come una politica cieca, una politica non lungimirante è in grado di determinare dei danni sull'ambiente che incidono con il tempo su quella che è la vita delle persone o comunque la qualità della vita. Questo per quanto attiene il problema ambientale e la necessità che una politica debba giustamente guardare in modo davvero lungimirante a quello che è un respiro più ampio dei progetti che si vogliono portare avanti. Per quanto attiene poi i temi specifici del centro storico, noi abbiamo previsto la rivalutazione di quello che è il centro storico perché ci teniamo che ritorni ad essere la vetrina di Martina Franca. Il punto in cui poter far rivivere delle aziende attraverso per esempio delle attività, delle opere, degli strumenti diciamo di defiscalizzazione delle aziende collocate nel centro storico, ma defiscalizzazione è comunque la possibilità di poter in qualche modo recuperare le spese necessarie per mantenere i beni del centro storico che, come sappiamo, impongono agli abitanti del centro storico una cura particolare perché sono dei beni di particolare pregio e di conseguenza vanno mantenuti davvero e davvero andrebbero sanzionate le persone. Va bene, la parola l'impegno già. Sì, defiscalizzazione ma anche riconciliazione con l'ambiente. Perfetto, grazie. Franco Massafra. Dunque, qui ci sono tre punti che secondo me sono in un certo senso collegati tra l'uno con l'altro. Secondo me il centro storico, noi pensiamo che
su questo si dovrebbe fare una politica di recupero del centro storico stesso per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici che sono fatiscenti, che noi tutti quanti vediamo, e di rivitalizzarlo nel senso di portare i servizi all'interno per poter poi vivere, avere dare la possibilità di rivivere il centro storico così come era una volta, perché noi vediamo che molta gente comincia ad andare anche fuori dal centro storico, andare ad abitare in campagna, no? Magari vedere di trovare, perché all'interno non ci sono queste possibilità di servizi. Le fognature, se noi ci facciamo un giro nel centro storico, le fognature traboccano, si sente puzzo di fognature dappertutto, e perciò anche su questo bisognerebbe vedere un po' di recuperare questa questione. Per quanto riguarda la Valle d'Itria, la Valle d'Itria bisognerebbe comunque tenere molto a cuore, perché è il punto dove più attira le persone che vengono a, cioè Martina viene conosciuto in tutto il mondo dalla Valle d'Itria, perciò vedere una Valle d'Itria che continua a essere saccheggiata dal paparazzoni che nascono, vedi per esempio via Spirito Santo, no? sulla faccia della Valle d'Itria, quel palazzo che è nato così e che comunque ti occupa tutto una visuale, perciò anche su questo, e poi tutto quello che sta all'interno della Valle d'Itria, che nascono abitazioni abusive non consone con quello e anche su questo, no, la possibilità di poter incentivare i proprietari di turni per non abbandonare a se stesso, che noi vediamo ogni giorno, no? Turni che scompariscono completamente, insomma, no? Rubano. Per quanto riguarda il trasporto, che è la cosa più importante, secondo me, ecco. Una parola. Ammetto che non ho il dono della sintesi. No. Comunque. Proprio perché sapevamo che i tre punti meritano sicuramente, insomma, più dibattiti. Avevamo chiesto di scendere almeno. Penso che la questione dei trasporti ho sbagliato a non metterlo come primo punto. Va bene, una parola, abbiamo scritto gli impegni, una parola che possa in qualche modo racchiudere in sintesi. Recuperare il territorio. Perfetto, grazie. Franco Ancona. Non è facile sintetizzare in una parola quello che ci viene chiesto nella domanda, però mi sembra che la parola più giusta possa essere rispetto. Rispetto dell'ambiente, rispetto del centro storico, rispetto dei nostri beni. Mi voglio anche rifare, e qui ci viene anche in soccorso l'enciclica Laudato Si, perché noi non siamo avulsi da tutto il resto della nostra nazione e del mondo. I problemi che abbiamo di fronte sono gli stessi. Per salvaguardare l'ambiente bisogna differenziare, l'ha detto il Papa, ha detto recuperate, riciclate, differenziate, non distruggete il creato, altrimenti il creato distruggerà voi. E questo movimento noi lo dobbiamo tenere presente quando facciamo le nostre azioni anche amministrative. E quando dico creato non intendo soltanto quello che in principio c'era, ma anche quello che attraverso l'ingegno e le creature umane si sono prodotte nel tempo e che sono nel nostro agro, sono i nostri beni culturali diffusi, il nostro centro storico, perché lì c'è il creato complessivo della nostra storia, della storia dei nostri cittadini. E sì, in quella direzione noi dobbiamo andare. Il tema dell'acqua sarà il tema del futuro,
è stato annunciato, l'ha detto anche questo, l'ha detto con molta forza il Papa, e noi abbiamo una risorsa da recuperare nel nostro comune, appunto abbiamo dalla tragedia, dobbiamo cercare di ricavare un'opportunità, un insegnamento, cioè dobbiamo far sì che quelle acque reflue siano affinate in modo tale che possano essere riutilizzate in agricoltura, mantenendo il ciclo del sistema delle acque, che è uno dei problemi che sta provocando i disastri ambientali dovuti al cambiamento climatico. E dobbiamo proseguire anche nell'efficientamento energetico. Noi abbiamo efficientato tutte le scuole ricavando 400 tonnellate equivalenti di combustibili fossili risparmiati, oltre a 240.000 euro di risparmio fisico, di denaro. Dobbiamo continuare in quella direzione, ci sono il centro servizi, il palazzo ducale, tanti altri edifici pubblici, e credo che se andiamo in queste tre direzioni, acqua, salvaguardia del paesaggio attraverso per esempio il piano urbanistico, lo possiamo fare bene, no? Se andiamo in queste direzioni noi avremo fatto un buon lavoro. Quindi possiamo assegnare i tre punti. Allora, cedo la parola a Vincenzo per la seconda domanda. La seconda domanda è anche questa proiettata e verte in un certo qual modo su quello che potrebbe essere il compito della macchina burocratico-amministrativa. Parla di produttività e sviluppo. Sicuramente uno dei temi, chiamiamoli così, più scottanti, che riguarda soprattutto qualsiasi tipo di territorio, è quello dell'occupazione giovanile. Sappiamo benissimo che sicuramente un'amministrazione comunale non può elargire posti perché non è nelle sue competenze, però può fare tanto per quanto riguarda la rimozione degli ostacoli, sia quelli fisici, e quindi mi riferisco naturalmente all'infrastruttura, ma anche a quelli comportamentali, che ne so, comportamenti legali, lotta alla criminalità, sono tutti naturalmente indici di sviluppo. Se addirittura pensiamo che ci sono studi accreditati che dimostrano che per ogni punto percentuale di tasso di illegalità in un territorio c'è mezzo punto di decrescita del valore aggiunto del territorio stesso. Quindi già un elemento potrebbe essere, per quanto riguarda la produttività e lo sviluppo, tenere alta l'asticella della legalità. La domanda è questa: produttività e sviluppo. In termini di occupazione giovanile non solo, il comune virtuoso tra l'altro ha un ufficio funzionante che facilita l'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro, uno sportello per la progettazione sociale, per accedere ai bandi pubblici. Sappiamo benissimo che ormai la Cassa per il Mezzogiorno è stata estinta da tantissimi anni, è possibile accedere a finanziamenti se ci sono naturalmente competenze significative che sappiano presentare progetti validi e che questi vengano poi finanziati. Un incubatore di start-up e imprese, trasparenza amministrativa e snellimento burocratico. Di fronte a questo naturalmente si chiede il vostro pensiero, qual è in merito il vostro pensiero? Angeletto Gianfrate. Allora, per quanto riguarda l'occupazione giovanile non solo, noi abbiamo presentato un progetto, dei progetti all'interno del nostro programma dove sicuramente potremmo creare all'incirca 40-50 posti di lavoro, per cui si possono fare senza pesare sulle casse comunali, anzi ci deve essere anche un incremento di euro all'interno della stessa, dei fondi all'interno dello stesso comune. Vi elenco così: noi abbiamo proposto di installare su tutti gli edifici pubblici comunali, escluso quello che è la scuola della Venuta Nostra perché c'è il tetto scrivente, tutti i vari pannelli fotovoltaici per poter far sì che si possa avere l'energia elettrica per quello che è il consumo all'interno dei vari edifici. E sicuramente la ditta che verrà poi magari a installare questi pannelli sicuramente assumerà del personale per la gestione dei 20-30 anni che è stato portato ultimamente
per quanto riguarda appunto la manutenzione di questi pannelli fotovoltaici, facendomi fare anche un corso di formazione professionale. Oltre a quello avremo anche la possibilità di poter reintegrare all'interno del comune di Martina i 10 autisti della scuola bus che noi abbiamo, per dare un forte anche non solo alla macchina burocratica, per snellire appunto la macchina burocratica, e la stessa azienda che poi andrebbe a vincere l'appalto assumerebbe sicuramente altri 10 autisti e creeremo altri posti di lavoro. Gli altri posti di lavoro li potremo creare per quanto riguarda quella della mensa, a farla ritornare in loco a Martina, perché abbiamo il comune di Martina spende 1.600.000 euro in 2 anni per dare una ditta di fasana alla Ladisa, quando invece quelle risorse possono rimanere e assumere anche personale del comune di Martina Franca, per cui arriveremo all'incirca 40 posti di lavoro. Per quanto riguarda poi l'ufficio funzionante che facilita l'incontro tra domande e offerte di lavoro, beh, credo che abbiamo uno sportello in forma giovane dove negli ultimi anni diciamo che ha funzionato abbastanza bene, questo me lo atto anche all'ex sindaco Franco ancora, no? È la verità, io non ci ho bene in testa sfortunatamente, ma nemmeno sulla lingua, per cui le cose le dico così come sono. Per cui ha funzionato, però bisogna comunque cercare di farlo funzionare ancora meglio. Per quanto riguarda uno sportello per la progettazione sociale, noi nel nostro programma abbiamo il potenziamento di un ufficio con un personale abbastanza qualificato che possa cercare di trasmettere o di avere più quanto più fonti possibili, sia dalla parte finanziamenti, sia quelli europei, sia quelli nazionali e quelli. Per la trasparenza amministrativa abbiamo presentato un programma proprio per i cittadini. L'impegno? L'abbiamo preso, sì. Beh. Franca Pulpito. Allora, a nostro avviso un comune virtuoso è quello che mette a disposizione dei cittadini degli strumenti di trasparenza amministrativa e quindi di snellimento burocratico. Noi nel nostro programma abbiamo per esempio previsto la possibilità di un programma partecipato. Che cosa vuol dire? Vuol dire consentire ai cittadini di partecipare appunto alla redazione di una parte del programma preventivo dell'ente e opportunamente consultata la cittadinanza può interagire con l'amministrazione per suggerire quali sono a suo avviso le cose più importanti o comunque dove riterrebbe di allocare determinate risorse dell'ente. Trasparenza amministrativa intesa anche come possibilità di interrogare la giunta e quindi la previsione dei question time. Il cittadino quindi potrebbe chiedere a tutta la giunta o a alcuni consiglieri di essere messi a parte di quello che è lo stato dell'arte di una determinata pratica, o ancora la presenza dei referendum consultivi, anche qui proprio per consentire la massima partecipazione della città. Per quello che riguarda invece lo sportello, noi abbiamo ritenuto che sia una cosa necessaria, non soltanto l'apertura dello sportello per poter intercettare bandi europei e bandi nazionali, ma soprattutto puntare sulla formazione del personale che dovrà essere lì a fornire una prestazione all'utenza, perché semplicemente la previsione sterile di uno sportello evidentemente non è di particolare aiuto se il dipendente comunale non è poi in grado di intercettare e di mettersi al servizio dell'utenza per poter effettivamente poi redigere una richiesta insomma di finanziamento. Per quel che riguarda poi la facilitazione dell'incontro della domanda offerta di lavoro, è proprio di questa scorsa settimana l'approvazione di una legge regionale, sempre del Movimento 5 Stelle, in materia di agricoltura. Prevede
la costituzione di una banca della terra. Praticamente ciascun comune dovrà censire gli immobili e i fabbricati rurali e i terreni. Mette l'ansia questo. Va bene così, sì, abbiamo segnato. Abbiamo segnato. Ci dicono dalla regia che abbiamo segnato. Franco Massata. In pratica noi puntiamo sulla questione della municipalizzate, cioè anche sulla questione della raccolta, no, dei rifiuti urbani, che noi riteniamo che sia importante la questione di selezionare i rifiuti, perciò la riqualificazione, tutto il certo, che sia effettuata dal comune e non sia data in gestione a nessuno su questa questione. Questo già è una questione sulla questione di trovare posti di lavoro. Per quanto riguarda le leggi nazionali, purtroppo sì, capiamo che siamo impediti, e io più volte mi sono trovato a parlare di cose che non sono state fatte in questo periodo con il sindaco, l'ex sindaco di Martina, e lui dava la colpa, diciamo, a delle leggi nazionali che impediscono di assumere eventualmente la questione. Certamente lui fa parte di un partito che comunque, no, governa, perciò dovrebbe fare un mea culpa su questo. Che dire, sulla trasparenza, noi anche su questo vogliamo un comune trasparente, che sia veramente trasparente, proprio aperto, in un modo tale che non basta mandare a casa diciamo le tasse da pagare, ma che comunque bisognerebbe comunque informare anche la gente come pagare le tasse, e mettersi a disposizione degli sportelli apposta, ma non soltanto un mattino, ma addirittura nell'agro, diciamo, di Martina, realizzando anche degli sportelli comunali dove le persone devono comunque avere la possibilità di poter accedere sia in campagna che a Martina. Noi abbiamo fatto un programma molto molto ricco sulla questione. È chiaro che non c'è questo oggi come virtuoso, non possiamo certamente dire che Martina lo è, perché comunque manca un altro attimo. Una parola per sintetizzare, insomma, l'impegno, una parola. Prendiamo in considerazione quello che ha detto nel tempo. Eligio Pizzigallo. Tra questi punti, sicuramente per me la cosa più importante è la trasparenza amministrativa e lo snellimento burocratico. Bisogna partire, nel mio pensiero, assolutamente dalla sburocratizzazione di questa macchina amministrativa che tante volte a noi cittadini che vediamo dall'esterno abbiamo notato, lo viviamo sulla nostra pelle, e soprattutto lo vivono le persone che hanno meno possibilità di accedere, magari sono meno conosciute. Quindi bisogna avvicinare le persone anche meno preparate, che hanno bisogno del nostro aiuto. È importantissimo che
il Palazzo Ducale diventi veramente il palazzo di tutti, quindi un accesso tranquillibero, molto più semplificato rispetto a quello che dall'esterno a me è sempre apparso in tutti questi anni. È normale che un ufficio che faciliti l'incontro tra domanda e offerta del lavoro diventa fondamentale, perché bisogna sapere su quali punti bisogna concentrare la nostra attenzione, soprattutto dove i nostri giovani, perché sono soprattutto i giovani che vanno valorizzati, e quindi bisogna bilanciare in maniera molto oculata con gli studi di settore quelle che sono le domande rispetto a quelle che poi il lavoro che possiamo dare, perché noi non possiamo dare posti di lavoro ma soltanto opportunità di lavoro. La progettazione sociale, quindi per accedere ai bandi pubblici, diventa fondamentale, perché bisogna cercare di prendere tutte quelle che sono le opportunità che i vari fondi, che possono essere comunali, regionali o nazionali, possono dare. Dobbiamo essere anche molto attenti a favorire l'attivazione della startup, prevedendo anche una serie di progettazioni. Bisogna fare molta attenzione alle donne, a quello che le donne possono portare, perché il loro contributo è fondamentale. C'è un'attenzione che a mio parere va in maniera molto netta data alle donne, perché sono secondo me la forza più viva, più vitale della nostra città, di Ossia Martina. Bisogna valutare perfettamente quelle che sono le esigenze delle popolazioni, delle fasce più deboli. La parola ritengo la sburocratizzazione, sicuramente. Con difficoltà di Erika, però l'avevamo segnata. Franco Ancona. Come al solito, comincio con la parola chiave, semplificazione, così ce la segniamo e la interpretiamo. Perché dico questo? Perché dico che la prossima sindacatura sarà quella che affronterà il problema del piano urbanistico generale a Martina Franca. Allora, facciamo 5 secondi di chiarezza. Noi abbiamo avuto per 30 anni un piano regolatore che non era a norma già quando è stato varato, perché doveva adeguarsi a una legge, quella dell'80, e non l'ha mai fatto. Poi doveva adeguarsi ai piani paesaggistici e non l'ha mai fatto. Questo ha comportato sempre una difficoltà a portare avanti i procedimenti. Allora, il piano urbanistico generale è il più grande strumento di semplificazione amministrativa che ci può essere, perché tutte le autorità che hanno competenze sul territorio si devono pronunciare una sola volta e non ci devono tornare caso per caso. Allora, se questo è il punto, diciamo che è anche il momento di svolta. Insieme a questo, naturalmente, bisogna fare in modo che si diano delle regole certe. Le regole certe il Consiglio Comunale li fa con i regolamenti. I regolamenti consentono a ciascun cittadino di capire che cosa si fa e che cosa non si può fare, quali sono le regole del gioco. Questi due strumenti sono due strumenti anticorruzione, perché più sono i passaggi che si devono fare quando non ci sono regole certe, più si può trovare, diciamo, l'intoppo corruttivo. Ecco, credo che se ci impegniamo in una maniera molto forte in questa direzione, avremo creato le condizioni perché in agricoltura o nel centro, qualsiasi attività commerciale o industriale, si possa sviluppare sul nostro territorio in una maniera certa, perché si conosce bene da subito quali sono le condizioni. Non credo che ci sarà mai un ufficio
che fa incontrare la domanda e l'offerta del lavoro sul comune, perché ci sono i centri per l'impiego. Sarebbe un inutile duplicato, questo lo dico con estrema franchezza, sarebbe un inutile, mentre dobbiamo puntare a far riformare i centri per l'impiego, quelli sì, no? Come ultima notazione, certamente bisogna rafforzare lo sportello per i giovani, che noi abbiamo avuto, Rincioletto l'ha detto, e bisogna qualificarlo sempre di più, orientandolo verso i giovani, verso le attività innovative, le start-up e così via. Non ci sia un punto. Allora, produttività e sviluppo significa lavoro, quindi io credo che una buona amministrazione dovrebbe, almeno per quanto concerne questo programma, rivisitare innanzitutto un po' la struttura amministrativa, in modo particolare l'ufficio tecnico del nostro comune. È chiaro che il lavoro si crea mettendo le condizioni di investire sul territorio, in modo particolare per quanto riguarda attività produttive, come giustamente il tema, stiamo parlando di questa seconda domanda. È chiaro che bisogna leggere questo benedetto PUG, Mattina, che oramai sono anni che se ne parla, ma è ancora lì fermo. Nelle nuove, credo che in realtà dovremmo adeguare anche il vecchio PRG al PTTR marzo 2015, almeno per mettere nelle condizioni che i piani di insediamento produttivi possano partire, e quindi a quel punto significa già iniziare a creare i presupposti, diciamo, per dare opportunità di insediamenti sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista artigianale, e quindi mettere le condizioni di essere, di tornare ad essere come territorio, perché è chiaro, non avendo queste aree di sviluppo siamo oggi nelle condizioni di poter assolutamente creare nessun posto di lavoro. Quindi l'amministrazione comunale non può essere chiaramente da questo punto di vista il carrozzone, tra virgolette, che possa sostenere queste migliaia e migliaia di disoccupati che abbiamo a Martina. Purtroppo è una crisi chiaramente a livello mondiale, credo che si riversa anche a Martina, però è chiaro che il rilancio per quanto riguarda lo strumento urbanistico è, credo, il tema importante per poter parlare realmente di attività che possono ritornare ad essere protagoniste, come il test, come l'agricoltura stessa, anche perché c'è l'opportunità magari molte volte di avere delle procedure pratiche bloccate all'ufficio tecnico anche per anni, perché magari si è costretti, non avendo adeguato, come dicevo poc'anzi, il nostro vecchio PDG, e comunque non avrebbe risposto il PUC, mettere condizioni che tante nostre pratiche vanno in vari enti per le varie autorizzazioni al paesaggio, oppure al SIC a Taranto, oppure addirittura la sovrintendenza, dipende pure tra vari siti di importanza. Quindi è fondamentale dare alla città questo strumento per poter nelle more dare l'opportunità ai nostri ragazzi, in modo particolare, diciamo, di non andare fuori dal nostro territorio, ma rimanere qui a Martina e poter ovviamente lavorare nel nostro territorio. Così importante poi anche la trasparenza amministrativa, lo snellimento, questo fa parte proprio della procedura che stavamo dicendo prima. Se siamo nelle condizioni di mettere nelle mani della struttura, in modo particolare l'ufficio tecnico, lo strumento urbanistico, saremo nelle condizioni di poter quanto prima dare sviluppo e dare, diciamo, lavoro. Questo è per noi, diciamo, la priorità assoluta, e siamo convinti che di lì si può ritornare ad essere protagonisti dal punto di vista di sviluppo e opportunità. Vabbè, ce l'ho fatta. Hai segnato? Ok. Allora, ultima domanda. Mi permetto di dire, vi ringrazio per lo stile che state seguendo. Permette a tutti di stare sereni e soprattutto anche al pubblico di comprendere bene qual è il vostro punto di vista sulle tematiche che a noi stanno a cuore. Allora, questo è un punto particolare, ci sta particolarmente a cuore, e riguarda l'ambito sociale. La martinesità, virgolettato, ha significato per tanti anni amore per la città e rispetto per gli altri. In quest'ottica oggi invece rileviamo barriere architettoniche tante e sparse.
mancanza di adeguate strisce pedonali e manutenzione non fatta sulle strisce con bande rosse. Delibera sui parcheggi rosa non ancora applicata. Un solo gioco non vigilato per bambini diversamente abili per parco. Per non vigilato intendo che spesso è stato rovinato, distrutto insomma dagli altri, quindi poi chi effettivamente doveva fruirne non ha potuto. Questione dei parcheggi speciali per persone con problemi di deambulazione non gratuiti nelle strisce blu. Mi soffermo un attimo, laddove si ha insomma il tesserino per poter parcheggiare in un posto riservato a diversamente abili e questi sono esauriti, a Martina non è possibile parcheggiare nelle strisce blu in maniera free, senza pagare, cosa che invece ad Alberobello per esempio si può fare. Servizio di polizia municipale non garantito in tarda serata e nelle ore notturne. Sempre in merito, esempio, alle barriere architettoniche, se non posso scendere da uno scivolo alle 11 di sera, i vigili non ci sono. Sono delle emergenze che sono uscite da un'attenta lettura insomma, dei nostri ragazzi che stanno lavorando in questi mesi in questo ambito, ai quali, questo non lo possiamo assolutamente negare, si aggiunge lo scarso senso civico del martinese. Detto questo, la domanda è: Martina è davvero a misura di persone speciali? Procediamo col sorteggio. Franca Pulpito. Allora, certamente no, non è a misura di persone speciali e certamente tutti quegli ostacoli che sono elencati nella domanda purtroppo sussistono tutti. Certo è, va detto che poter effettuare una efficace politica sociale si scontra con quella che è un'altra realtà, e cioè i tagli continui che vengono fatti a questo capitolo di spesa. Per cui probabilmente la chiave di volta è quella di passare da una politica sociale che mira a distribuire le risorse economiche attraverso la erogazione delle varie prestazioni ai cittadini che ne hanno diritto, ad un tipo di politica che restituisce trovando al proprio interno le forze. Cosa voglio dire? Che oggi come oggi, visto che non ci sono tante risorse finanziarie da dedicare a questo tipo di intervento, l'amministrazione comunale dovrebbe tendere ad allargare quanto più possibile la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le formazioni sociali presenti nel territorio, perché soltanto attraverso il coinvolgimento, attraverso la partecipazione di tutte queste formazioni sociali, appunto, sarebbe possibile riuscire a creare quello spirito di appartenenza ad una collettività e quindi riuscire a far sentire quella corresponsabilità di ciascuno verso la persona, verso un determinato luogo, verso un determinato simbolo del nostro paese e quindi in definitiva proprio verso la martinesità. Ecco. Rispetto al sociale, la restituzione. Angioletto Gianfranco. Allora, negli ultimi anni sappiamo che persone con disabilità a Martina sono aumentate tantissimo, per colpa di tante patologie, magari per varie problematiche. Pertanto c'è stato un po' ci sono state delle cose molto ma molto difficili per poter cercare di aumentare e incrementare questi posti per i disabili.
però bisogna tenerne conto che queste persone hanno veramente bisogno. Bisogna creare, così come dice un po' lì sullo schermo, ci sono tante barriere architettoniche sparse un po' di qua, un po' di là, e bisogna fare una progettazione vera e propria. E in quel caso bisogna coinvolgere totalmente l'ufficio tecnico comunale per far sì che tutto questo possa, non dico totalmente, ma perché ci sono problematiche anche per quanto riguarda i vari marciapiedi, dove eliminare le barriere architettoniche non è tanto facile, perché bisogna comunque smantellare un po' tutto, però sicuramente si troverà la soluzione almeno per un buon 80-90%. Per quanto riguarda la mancanza di adeguate di strisce pedonali alla manutenzione, la legge dice che ogni 3 mesi bisogna rifare un po' tutto quelle che sono le strisce pedonali. Io come idea prenderei via, lo dico senza, così senza piedi sulla lingua, a loro tonto hanno avuto una bella idea di quella di segnalare con delle luci LED tutti i vari le strisce pedonali del paese, per cui anche a Martina facendo una cosa del genere sarebbe una cosa molto molto importante. Per quanto riguarda la delibera sui parcheggi rosa, non ancora applicata, è giusto, visto che si è ampliato un po' in tutta Italia, ci sono questi parcheggi rosa, anche se Papa Francesco giustamente dice che c'è scarsa, no? poche nascite, è giusto che Martina magari negli ultimi anni ha avuto un incremento, per cui è giusto che queste fasce rosa, anche per tutelare le donne, in stato interessante per quei mesi, è giusto farlo, anche perché la pecca dei parcheggi a Martina ce l'abbiamo, diciamocelo apertamente, ci auguriamo che quanto prima possa partire anche quel parcheggio in via Rotondo, che possa veramente dare un po' di respiro. Poi per quanto riguarda i problemi di ambulazione non gratuiti sulle strisce blu, sì, questo è anche vero, non ce ne sono. Però ci sono tanti parcheggi che erano diversamente gravi. Il discorso era un po' più lungo, però per me è giusto questo. Franco Ancona. Direi che per arrivare a centrare questi obiettivi si deve muovere tutta la città, nel senso che il recupero e l'amore per la nostra città ci deve spingere a cooperare tutti quanti perché l'obiettivo sia raggiunto. E io penso che dobbiamo recuperare un senso di comunità, e la parola chiave è comunità. Qui posso ammettere di aver fallito, lo posso dire, perché uno degli obiettivi che mi ero proposto all'inizio della sindacatura e poi portato avanti era quello appunto di liberare tutti i nostri marciapiedi, innanzitutto di tutte le superfettature abusivamente costruite dai nostri concittadini che ritengono di mettere una colata di cemento sul marciapiedi per entrare più comodamente nelle loro rimesse, che spesso volte non sono neanche rimesse. Quindi devo dire che faccio mia colpa, perché insomma, ogni tanto anche bisogna farlo, bisognava raggiungere quell'obiettivo, e mi sono accorto che c'era una resistenza burocratica, dicevo, perché probabilmente anche nelle concessioni, nella storia, si erano determinate quelle incrostazioni per cui si doveva dire leva quella cosa di là a chi era stato detto magari lascia perdere, fai per conto tuo. Bene, quindi è un impegno che prendo, la prossima sindacatura me la faccio sui marciapiedi, ecco. Poi dobbiamo essere coscienti che è difficile effettivamente a Martina Franca creare dei marciapiedi quando noi abbiamo delle strade strette dove 2 macchine ci passano appena, e i marciapiedi sono dei salvavite
cioè dei salvavita, nel senso che tu salti sopra per evitare che una macchina ti investa, perché sono stretti, non ne abbiamo, né li possiamo inventare. Quindi va rivisto il nostro rapporto con l'auto e va rivisto le nostre tutele per chi poi l'auto le deve utilizzare per necessità. E questo è l'altro impegno che noi dobbiamo assolutamente perseguire. Martino può diventare per persone non speciali, normali, ma no? Solo se tutti quanti cooperiamo a raggiungere questo obiettivo. Credo che l'impegno lo posso prendere, perché avendo fallito la prima volta, la seconda volta non gliela do vinta. Questa storia del fallimento fa un po' pensare. Eligio Pizzigallo. Intanto questo congresso sicuramente ha ottenuto un risultato. La prima volta che vedo Franco riconoscere un suo errore. Meriterebbe un applauso, ve lo chiedo veramente. A parte gli scherzi, io penso che qui abbiamo tutti un po' di colpe. Dobbiamo partire dall'ultimo punto, lo scarso senso civico, ma non del martinese, diciamo il nostro scarso senso civico. Bisogna coltivare questo senso civico dalle scuole. Il primo punto, secondo me, è quello. Ci sono delle responsabilità di noi genitori, di noi insegnanti, educatori, dobbiamo fare un mea culpa. Secondo me è importante intanto questo. Ed è uno dei punti che mi ha spinto, mi ha stimolato a intervenire in questa competizione elettorale. Ma no, perché io ritengo che ognuno di noi debba dare, perché parliamo sempre di senso civico, quello che può dare alla propria città. E a questo ricollego la martinesità, che purtroppo, secondo me, stiamo perdendo negli ultimi anni, e ci capita di farci scivolare le cose addosso e di vedere gli altri che ci superano senza quasi farcene un cruccio. Quindi sono due punti fondamentali: recuperare il senso civico e la nostra martinesità, perché noi siamo stati un popolo sempre molto attaccati alle nostre cose. Le cose che invece Franco riconosce di non essere riuscito a fare richiedono una compartecipazione da parte di tutti. Certo, alcuni errori sono abbastanza lapalissiani, sono abbastanza chiari, alcuni parchi giochi fatti secondo me in alcune zone che si potevano evitare, però sono cose che si devono fare con la compartecipazione di tutti, perché sono problemi di estrema importanza. Dobbiamo rendere questa città una città in effetti eliminando le barriere architettoniche. Questi punti che sono segnalati sono assolutamente da seguire, anche i parcheggi rosa, cioè delibera, ma è giusto che venga applicata, i parcheggi speciali con problemi di ambulazione non gratuiti nel CCP sono assolutamente scontati. Soprattutto è importante anche il servizio di polizia municipale nelle ore, in tarda serata e nelle ore notturne. È uno scempio vedere la nostra piazza qui vicino la sera completamente coperta da macchine. Ma è uno spettacolo che al turista non possiamo offrire. Quindi è un altro punto importantissimo: la vigilanza del territorio, e quella deve essere garantita indipendentemente da chi sarà sindaco la prossima legislatura. Grazie. La parola. Abbiamo la nostra colpa, quindi anche facciamo mia colpa. Ok. Francesco Massata. Certo, è un'impresa, ma io a quei punti aggiungerei altri punti, e aggiungerei altri perché Martina è sprovvista di molte cose per quanto riguarda il sociale. Aggiungerei altri perché se pensiamo che ci abbiamo un consultorio
posizionato al quarto piano sul cinema Verdi un consultore familiare che dovrebbe servire l'utenza, diciamo, di tutta quanta Martina, uomini, donne, tutta quanti, disabili che dovrebbero salire fin lassù per poter andare al consultore. Aggiungere a quello una farmacia comunale che riguarda, è una vecchia battaglia nostra come comunisti, e a Martina non ce l'abbiamo, dove assicura un servizio 24 ore su 24 e non solo, ma anche pagare i farmaci con una riduzione non indifferente, che sarebbe anche un introito molto, molto forte per il comune di Martina. Ma che dire, noi non abbiamo una casa per gli anziani, per i nostri anziani. È stato smantellato via San Francesco e poi non più rimesso in funzione. Perciò ritengo che quando si parla di martinista, io intanto dico che quel nome lì, ma quel martinista lo odio assolutamente. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere la lista che noi abbiamo formato, non è soltanto di persone martinesi, ma è di persone che fanno parte del comprensorio, del territorio antistante anche Martina, perché riteniamo che Martina deve essere quella città traino, diciamo, che tutti dovranno fare riferimento sulla questione, ma anche perché poi riguarda... Mi spiace, una parola per l'impegno? Erika deve scrivere qualcosa. Ha già scritto? Andiamo avanti. Dino Pulito. Allora, per quanto riguarda, io ritengo importante alcune problematiche che sono sollevate qui dall'ultima domanda, credo che una buona amministrazione dovrebbe prevedere nel suo bilancio una manutenzione programmata quando concerne proprio la mancanza di adeguate strisce, che infatti riporta manutenzione e quant'altro. Io penso che deve essere proprio programmato tutto questo tipo di attività, perché è fondamentale, altrimenti poi chiaramente noi sappiamo perfettamente che il nostro territorio, anche come estensione abbastanza vasto, quindi non è solo la questione magari del centro, che poi ci sono le aree periferiche dove molte volte, anche per mancanza di fondi probabilmente, vengono più trascurate rispetto, diciamo, al blocco al centro. Per questo ritengo che una buona amministrazione deve programmare una manutenzione, non dico mensile, ma comunque programmata al massimo di 60 giorni, che mette comunque in sicurezza tutti quanti, oltre alle persone, tra virgolette, speciali o comunque persone che hanno, diciamo, handicap dovuti, diciamo, a una disabilità, diciamo, congenita. Quindi io ritengo che questo deve essere comunque l'ABC di una buona amministrazione. Fare una manutenzione che sia sempre comunque vigilata e controllata. Per quanto concerne poi la questione del controllo della polizia municipale, è chiaro ed è logico che da più parti c'è la richiesta di avere un controllo notturno da parte della polizia municipale. Ovviamente forse qualche tempo fa avevamo anche un organico molto ridotto, ma credo che oggi ci sono le condizioni perlomeno di poter dare questo tipo di servizio. Quindi ritengo che con quello che sono oggi le disponibilità che ha l'amministrazione e di uomini in carico, si potrebbe comunque tentare di fare anche questo servizio notturno.
Voglio dare un attimo riferimento proprio al sociale, inteso anche per quello che è l'attività che deve essere svolta, diciamo, sia dai servizi sociali, che io ritengo Martina siano abbastanza importanti e anche professionali, che conosco bene un po' tutta la struttura, però credo che ci deve essere anche una compartecipazione anche negli altri settori, perché anche evitare determinate situazioni come verificare ove mancano i parcheggi per le persone che hanno questo tipo di problematico, o addirittura per quanto concerne i parcheggi rosso e quant'altro, deve essere un lavoro di concerto tra l'ufficio tecnico e i servizi sociali, perché loro hanno, credo, una veduta molto più ampia rispetto magari a quello che è l'attività che può svolgere o la polizia municipale con il suo settore, o addirittura i lavori pubblici riferiti in sé per sé come attività. Credo una manutenzione programmata come il ministero dovrebbe fare. Insomma. Perfetto, sì, ha scritto tutto, è bravo. Allora, sappiamo che avete altri impegni, siete in piena campagna elettorale, vi ringraziamo di cuore a nome dell'Azione Cattolica, della GESCI e del villaggio di Sant'Agostino. Un attimo, un minuto. Tutto quello che avete segnato, che avete detto, noi ovviamente l'abbiamo segnato, perché gli incontri non li facciamo così. Ah sì, se volete riscaldarvi in piedi bene. È tutto segnato su un cartellone. Ci piace questa idea, ce la siamo proposta, ce la siamo condivisa, ci è piaciuta. Fra 6 mesi, con ovviamente in bocca al lupo a tutti, perché le nostre associazioni non sono partitiche, abbiamo degli obiettivi comuni e poi ciascuno di noi ha il proprio orientamento e ovviamente in cabina elettorale farà la propria scelta. Vi ringrazio per lo stile che avete avuto stasera e vi chiediamo come associazioni di sottoscrivere gli impegni che avete preso. Tra 6 mesi con l'amministrazione vincente e perché no anche con chi va in opposizione, insomma, perché comunque ha potere, ci rincontriamo, però ricambiamo la visita, veniamo a casa vostra, in sala consiliare. E ci piacerebbe collaborare come soggetto associazionismo martinese cattolico con quella che sarà la prossima amministrazione. Mentre, vi accingete a mettere la firma sopra a quelle che sono state le vostre parole, noi innanzitutto vi auguriamo che la campagna elettorale che voi state conducendo abbia lo stesso stile e che sia una campagna elettorale seria e serena e virtuosa, e ci auguriamo naturalmente che l'incontro con le persone che voi farete sia sempre costruttivo e reale e leale, e poi naturalmente ci auguriamo che, come tutte le buone realtà amministrative, che ci sia naturalmente una partecipazione significativa da parte di tutti gli elettori, perché nel momento in cui c'è partecipazione ma c'è anche controllo e vigilanza, questo significa che praticamente la macchina burocratica amministrativa riesce ad essere sicuramente molto più serena e controllata. Buon lavoro a tutti e a ciascuno. Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare,